Piove e fa freddo a Foggia, ma c'è una realtà in cui è già primavera. All'Associazione Culturale Creo in Via Lustro, merito di Angelo Pantaleo e merito anche e soprattutto della mostra di Pietro Ricucci. Grazie, perché questa primavera noi l'abbiamo voluta anticipare un po' come si fa nelle collezioni d'alta moda o di prêt-à-porter, presente già in questo momento nelle passerelle di Milano Fashion Week o nelle altre città dell'amore importanti della moda. Quindi perché no pensare anche a Foggia come città che possa ospitare eventi moda collaterali ai grandi eventi della couture. In questa mostra Pietro Ricucci presenta una primavera, o meglio una primavera collezione d'alta moda di scarpe, infatti tanto da definirlo un couturier borghesivo, che riprende un po' quelli che sono i messaggi di mercificazione, i messaggi contro la violenza sulle donne, affinché questi fiori possano diventare dei fiori di rinascita, perché la bellezza possa portare una rinascita interiore, culturale, affinché si possa vivere una vita in fiore, quindi una nuova primavera. Questa primavera è frutto di quello che è frutto di una ricerca che nasce dal concetto di ready-made fino ad arrivare all'arte povera, sposando quello che sono il gusto estetico di un nuovo senso della mediterraneità. Le sagome qui presenti sono sagome che nascono come inizialmente sono state installate all'interno del nostro percorso artistico, anche come interventi d'arte ambientale. Invito tutti fino al 2 marzo a venire a visitare questa mostra. Associazione Creo via Lustro a Foggia, ma non solo, perché ci sono anche delle mostre, delle esposizioni fuori Foggia. Sì, esattamente. Abbiamo delle mostre fuori Foggia. La prossima sarà quella di Concetta Russo e Raffaele Stoico, che si chiama L'Io Velato. Nel calendario della programmazione dell'anno sociale di Creo sono presenti due mostre al Museo Civico di Foggia e una al Palazzetto dell'Arte Andrea Pazienza con una collettiva di 9 artisti. È questo.